Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi porgo anch'io il saluto più cordiale ed affettuoso del prefetto, che come sapete, o forse non sapete, qualcuno non lo sa, ma oggi è impegnato a Vercelli perché c'è la visita del Presidente della Repubblica. Quindi è stato chiamato insieme agli altri prefetti della regione a partecipare alle cerimonie che si svolgono a Vercelli. Oggi è la giornata della gratitudine nei confronti delle forze dell'ordine per il contributo che hanno dato per la lotta alla mafia. Quindi è importante, anch'io sottolineo come ha fatto il vostro sindaco, quanto è bello vedere tanti ragazzi, tanti studenti, tanti giovani partecipare a questa cerimonia. E devo anche complimentarmi con il sindaco Pizzi perché queste occasioni non fa mai mancare, queste cerimonie, non fa mai mancare una presenza di ragazzi ed è importantissimo. Come rappresentante della prefettura, chiaramente io non potevo mancare quando si tratta di essere grati alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le forze dell'ordine sono i principali sostegni del lavoro che fanno, che fanno tutte le prefetture, che fanno i prefetti, che rappresentano il governo, ma coordinano anche l'azione quotidiana dei principali corpi di polizia italiani. Devo anche sottolineare come nel nome di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era oltre prima di tutto un generale dei Carabinieri, ma era anche un prefetto della Repubblica. Nel nome di Carlo Alberto Dalla Chiesa si sono organizzate tante cerimonie, tanti eventi significativi. E mi piace finire questo intervento dicendo: quando mai ci sarà una piazza, una via, un viale, un parco dedicato ai suoi assassini? E quanti invece parchi, piazze, larghi, viali sono dedicati a lui e a tutte le forze dell'ordine che hanno dato la vita per i valori democratici e più che altro, diceva il sindaco, per portare un messaggio di comportamento civile, di educazione, di onestà. Chiudo dicendo che appunto in quella tragica occasione non fu ucciso soltanto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma barbaramente la moglie, barbaramente l'agente di scorta. Questo per sottolineare che non fu il sacrificio soltanto di una persona, fu il sacrificio anche di una persona importante che poteva essere un bersaglio anche politicamente comodo per le organizzazioni mafiose, ma quando le organizzazioni criminali decidono di eliminare una persona, non è che vanno per il sottile che mirano solo a quello, ci passano tutti quelli che sono lì. Quindi ancora di più è importante sottolineare qual è la delicatezza, anche il pericolo che corrono tutti i giorni tutte le persone che a qualsiasi livello combattono la criminalità organizzata. Vi ringrazio.